Eccellenza, anzitutto grazie della sua cortese disponibilità, per noi è un piacere essere qui. Grazie per accompagnarci. Grazie per essere qui con noi. Allora, oggi parliamo ovviamente del Perù. I peruviani in Italia sono circa 104.000, è una comunità molto numerosa. Come si è integrata questa comunità con quella italiana? Es una numerosa, È una eh, comunità numerosa, muy bien molto aquí ben integrata qui in Italia. In Italia. Eh, de cada peruanos, son mujeres, son Di ogni dieci peruviani, sei sono donne e quattro sono uomini. Tienen menos de 20 años de edad e due no menos 20anni eh, los más de 100.000 eh, peruanos están registrados più seis.000 peruviani son registrati la desocupación es muy baja la desocupación es molto baja lo que revela que están muy integrados a la comunidad italiana. E hecho eh, revela que son molto bien integrati en la comunidad italiana Personas, especialmente mujeres, Molte persone, specialmente le donne, como o lavorano come infermiere enfermas, o o presso persone malate o con gli anziani. Y como e molti <ride> lavorano come cuochi. Siamo molto contenti di sapere che queste due comunità si sono integrate così bene, ma a livello invece di rapporti diplomatici, no? come definirebbe oggi i rapporti diplomatici con l'Italia? la relación diplomática con italia es muy. la relación diplomática con italia es molto antica y se si ha mantenido siempre vigorosa y vigente se si ha mantenuta siempre vigorosa y vigente para el perú Italia es un país muy importante pero el perú la italia es un pese muy importante por la presencia de la comunidad italiana en nuestro país. Por la presencia de la comunidad italiana en nuestro país. Por las relaciones políticas, económicas, comerciales que tenemos ambas naciones. Por las relaciones económicas, políticas y comerciales que tenemos con le due naciones. Y la relación del Perú con la Unión Europea en su conjunto. Y la relación del Perú con la Comunidad Europea en su insieme. Italia in questo senso è un ponte importante per il Perù con il mondo europeo. Italia eh, in questo senso è un ponte molto importante nella relazione del Perù con il mondo europeo. Parliamo eccellenza anche un po' di lei, come si trova in Italia e dal suo punto di osservazione quali sono i pregi degli italiani ma anche i difetti. Io sono molto contento in Italia. Io sono molto contento in Italia. Sto imparando l'italiano. Eh, con mi sento molto identificato con questo paese eh, de hecho, mi es hija di de fatto mia moglie italiano, è figlia di un eh, siciliano, siciliano che ormai non c'è più e, si perfettamente e lei sa parlare perfettamente l'italiano ha studiato, ha studiato in una qui, scuola in italiana a Lima e qui eh, presso l'università La Sapienza Entonces tengo eh, una vinculación muy ya muy antigua con, con con la comunidad italiana a través de de mi esposa y de su familia. Es quindi yo un legame già m, molto antico con la comunità italiana attraverso mia moglie. Eh, eh, vivo fascinado por Roma. Sono affascinato da Roma. Y por muchas ciudades italianas que me falta conocer. Eh ci sono molte città italiane che ancora non ho conosciuto. Y por supuesto Per la comida italiana. E ovviamente sono affascinato dalla cucina italiana. Che ha sido eh, algo che è stato in la mesa di casa da quando ero piccolo. Qualcosa che eh, c'è sempre stato nel, sul tavolo di casa mia fin da quando ero piccolo. Ha ah, un piatto in particolare che preferisce? Eccellente. Bueno, le pastas. La pasta. A me gustano molto i tagliolini al pesto. Mi, gnocchis, Mi piacciono moltissimo gli gnocchi. I ravioli. I ravioli. Eh, y por supuesto todo con un buen vino italiano al costado es todo obviamente eh, condito con un buen vino italiano pero aquí estoy conociendo mucha comida romana pero aquí estoy conociendo mucha cocina italiana romana eh, y, y, y la verdad es deliciosa también y me parece también muy deliciosa me gustan los tirines a la matriciana me piace no, la pasta a la matriciana eh, E altri che ricordo i nomi, la è è delizioso. E altri piatti di cui adesso non ricordo i nomi, ma che mi sono sembrati deliziosi. Quindi, se ho capito bene, si beve anche bene in Italia? Ah sì, se toma muy bien. Además, si toma beve molto bene. Io conoscevo già il limoncello. Lamaro, lamaretto. Eh, eh, e, e ovviamente i vini italiani. Mi suegro tenía vinos Mio suocero aveva molti vini italiani. Eh, casa. Eh, cresceva conigli in casa. E preparava spaghetti conejos, e preparava spaghetti coniglio e sacava e su, casa. dei vini molto vecchi che aveva sempre a casa Ma, magari c'era anche un po' di pisco peruviano però a casa e che il pisco un eh, prodotto dell'uva. che anche il pisco ovviamente è un prodotto dell'uva e così si accompagna e, molto bene con primos, il vino sono cugini e molto alla grappa, ed è molto simile alla grappa, però son, eh, eh, sono due preparazioni diverse. E ora noto che in Italia si sta a beber el pisco sour. E adesso vedo che in Italia si sta cominciando a bere il pisco sour me da mucha e questo mi dà molta allegria, eccellenza. Ci racconta un episodio in particolare che le è capitato qui a Roma, anche un incontro che ha fatto, ah, sì, sì, sì. Eh, Roma è eh, costruita sul cuore dell'impero romano. Por lo tanto, sus calles, Pertanto eh, le sue son vie sono molto complicate. Y llegué, yo eh, con e appena arrivato camminavo el GPS. con <laughs> il cellulare e il GPS. Un, día salí a hacer con Un giorno GPS, sono uscito a fare sport con il GPS acceso y se fue mi e mi si spense la batteria. No había para non avevo portato soldi con me per prendere un taxi me un buen susto, no? e mi sono preso veramente un bello spavento. <ride> ese día no el GPS. Da quel giorno non ho più utilizzato il GPS e adesso poco a poco mi oriento, Roma, poco poco mi oriento già, Roma, poco poco mi oriento già dicho, meglio de, per, per le vie di passo, Roma. Mi gusta e detto così mi piace molto camminare perché ir in carro è un dolore di cabeza. Perché venire in macchina è un mal di testa. <ride> Abbiamo introdotto comunque il tema sport. eccellenza io le chiedo: lei è tifoso in particolare per qualche squadra di calcio? Tuttavia no, ancora no? Tendrei che decidere tra il Roma e il Lazio. Dovrò Vamos decidere saber. tra la Roma e la Lazio. <ride> no, non ha una preferenza, Tuttavia no, non vedo l'estate il lì di oggi. Quindi, tifa per la nazionale Non del sono stato allo così. stadio fino ad oggi. E nel Perù sì, un equipo chiamato Universitario de Deportes. In Perù è tifoso dell'Universitario de Deportes. Parliamo anche un po' di immigrazione. Eccellenza, secondo lei, Perù a parte, l'Italia in generale è un paese accogliente?

que el migrante sale de su país bisogna capire que el eh, inmigrato porque... es del su país porque en su país no encuentra futuro porque en su país no un futuro entonces qué está pasando en las relaciones internacionales quindi cosa chat en relación internacional donde hay países que no pueden Offrire ese domani a sus ciudadanos. Dove ci sono paesi che non possono offrire un domani ai propri cittadini. Esas. Tutti, que, tutti siamo passati per en questa Perú, situazione. XIX, hacia las costas, eh, del Callao, Lima. In Perù, eh, molti immigrati eh, si mossero dal Callao verso la città di Lima. Y, y, y por eso e per questo arrivarono eh, commercianti, gente che hizo empresa, persone che fecero delle imprese, artistas, artisti, esploratori, scientifici, studiosi che arricchirono molto il Perù. Tuvo tan buena e che ci fu, fu Perù, una così buona integrazione en che esempio. in Perù eh, a Natale mangiamo il panettone. Tenemos mucho cariño por los italianos y sus descendientes. E Algunos nos casamos con sus descendientes. Algunos nos <laughs> casamos con sus descendientes. Y le debemos mucho a, a esos italianos que salieron de Italia porque no tenían E qui. dobbiamo molto a quegli italiani che lasciarono l'Italia perché non avevano qui un futuro. A, vez, 80, vino a, a, sua vo a loro volta, negli anni Ottanta, molti peruviani vennero in Italia. Crisi economica, nel Perú, Crisi economica in Perù: terrorismo molto, terrorismo forte, molta molto violenza, forte, molta violenza, non c'era futuro e, non futuro in e vennero in Italia. Han pasado los años Sono gli anni, y ellos y sus descendientes en muchos casos están retornando al Perú. ellos y sus descendientes en muchos casos están retornando en Perú. Porque ahora sí encuentran futuro en el país. Porque ahora en el país hay un futuro. Y le digo hay italianos que también hoy están migrando hacia el Perú. Y le digo que hay hoy hay italianos que están, buscar... están migrando en Perú. Per para, trovare para migliori para condizioni para di lavoro per il proprio futuro. Entonces, extraños, del mundo. El mundo es de todos. E quindi, ci stiamo muovendo intorno al mondo, poiché il mondo è di tutti. Generalmente, cosa fanno gli italiani in Perù? Muchos, eh, han bancos, por ejemplo, Molti in Perù. hanno creato grandi banche. Eh, el banco más grande, La el banco banca de crédito fue creado por italianos, es el banco de crédito creado por italianos. Tenemos grandes exploradores eh, como Antonio Raymondi. Tenemos grandes exploradores como Antonio raimondi eh, que descubrió cosas maravillosas en nuestro cose país. Que descubrió cosas maravillosas en nuestro país. Eh, estamos hablando de hace ya muchísimos años. Y e hablamos de muchos años atrás, muchísimos años atrás. Tenemos eh, gente que ha colaborado. per esempio con la fondazione del Corpo dei del Ci sono persone che hanno collaborato con il Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco del Perù. E uno di loro fu Giuseppe Garibaldi. Che ha contribuito a formare i vigili del fuoco. E per questo c'è una compagnia di vigili del fuoco che si chiama Garibaldi. E altre si chiamano Roma. Muchas familias descendientes italianos entraron a la marina de guerra del Perú. Muchos descendientes de di italianos entraron a formar parte de la marina de guerra del hasta Perú. El día de hoy... La marina tiene una intensa relazione con l'Italia. E fino a, al giorno d'oggi la marina di guerra del Perù ha mantenuto una forte relazione con la marina italiana. Finalmente han hecho buenos helados, e finalmente <ride> hanno fatto buoni gelati. <ride> buoni panettoni. Buona pastas. Buona pasta. Che si, si, si chiamano Donofrio, Nicolini. Che si chiamano Donofrio, Nicolini. Si sono radicati moltissimo nel paese. E così e, si sono e, radicati e moltissimo molto nel paese. Nella nostra società e nella nostra cultura. E formando la nostra società e la nostra cultura. Questo ha testimonianza che i rapporti tra Italia e Perù sono davvero stretti. Ma che economia ha oggi il Perù? La relazione economica è interessante. La relazione economica è interessante. Eh, anche se la relazione economica si è raffinata negli ultimi anni, per la situazione economica di tutta Europa, per la e particolarmente di... Italia. Di tutta l'Europa e dell'Italia. Ci sono investimenti importanti <coughs> che vanno dall'Italia verso il Perù. Abbiamo eh, appena presentato a Milano eh, los i progetti di investimento che il Perù sta, il Perù sta aprendo per, per quest'anno e il prossimo anno. Eh, son miles de de dollars, sono de miliardi di mil dollari. 14 mila. Y ha mucho millia, de y en esa e ci sono stati eh, molti interessi di eh, imprese statali e private Por, italiane. En Perché stiamo eh, en aprendo investimenti nelle ferrovie e nelle strade. Ospedali, eh, fibra optica, rete di fibra ottica, energia, energia e Italia tiene mucha capacidad, mucha experiencia en estas materias. E Italia ha una grande ed in questa materia. Hoy día hay participación italiana en la construcción de una línea subterránea muy importante para, para Lima. Al una italiana nella de una, una línea in Perú, Por eso vemos que en el futuro va va a incrementarse. E per questo speriamo che eh, questa relazione economico-commerciale Perù-Italia si incrementi. Quali sono le città da visitare assolutamente andando in Perù che consiglierebbe ai turisti italiani? Come, come cittadino di Lima, credo che bisogna sempre passare per la capitale del Perù, soprattutto per chi vuole comer i pescatori. Soprattutto per coloro che desiderano mangiare nei migliori ristoranti. Adesso che c'è tutta mondiale. una rivelazione della gastronomia peruviana. En Lima gastronomia de del a Lima trovano eh, tutta la gastronomia di tutte le regioni del Perù. E molti cibi eh, fusion sì. che eh, mescola diverse cucine al che le gusta la cultura e la, la, la storia eh, per coloro che amano la cultura tiene, e la storia, bisogna andare a Cusco e conoscere Machu Picchu, Machu, Picchu. Posible, Machu Picchu, se è possibile arrivare a piedi a Machu Picchu. Son Sono tre giorni, è una camminata bellissima, donde vas a dónde trovi sitios arqueológicos que no los vas a ver de otra manera que a pie que no verás mai se non a piedi. tenemos en el norte también en la parte norte tenemos las tumbas reales del señor de Sipan. le tumbas reales del señor de Sipan. un, un, un señor de, de la de Era un signore della cultura del nord di Lambayeque. De una muy especial, sepolto in un modo molto speciale. Unas joyas de oro, plati, cobre, que son de dove sono stati trovati dei gioielli eh, di oro, argento e rame eh, degni di essere visti. A los que le gusta el misterio muchos van a ver las líneas de Nazca. Per coloro che amano il mistero vale la pena andare a visitare le linee di Nazca. Acabo de presentar un libro hecho por italianos acerca de esas líneas. Abbiamo appena presentato un libro escrito da italiani su queste linee. Que han estado cuántos años en, en, en Nazca? Que sono stati 16 16. Que sono stati 16 anni 16 a años investigando

Por de los árboles, dove puoi camminare sopra gli alberi a unos puentes que se han construido, grazie a dei ponti che sono stati costruiti per osservare gli uccelli es un para los bird watchers, è los un paradiso per chi ama guardare gli uccelli e, e, bueno, finalmente el lago Titicaca. E infine il lago Titicaca. Se puoi stare a 3500 metri di altezza, vedrai il lago più alto del mondo. E puoi fare turismo vivenziale. E puoi fare turismo in loco, vivendo eh, nelle isole eh, galleggianti insieme ah. agli abitanti. Con, ellos en con loro in comunità. Eccellenza, lei ha parlato di storia. A proposito di storia, qual è il personaggio storico del Perù al quale lei si sente più legato e per quale motivo? Ci sono molti personaggi, ma io in particolare... Eh, admiro l'Inca Pachacutec. ammiro l'Inca Pachacutec. È l'Alessandro Magno del Perù. el que hizo realmente crecer Quello el Inca hasta imperio, su máxima extensión. Aun Aún cuando no era el heredero del Inca, no era el herede del Inca él decidió quedarse en el Cusco, de a Cusco cuando, cuando iba a ser atacado por otro reino. Ser por un otro regno, Los Chancas. Los, y Chancas. El Inca Y el del e l'erede eh, fuggirono dal Cusco. Cusco Ma Pachacutec difese il Cusco y salió de los e uscì dietro ai Chancas y los e li distrusse. Y fue, eh, el más Inca que tuvo e fu il più grande Inca che aveva il paese. Eccellenza, ultime due domande di politica, prettamente politiche. E cosa pensa di Donald Trump e del risultato delle recenti elezioni negli Stati Uniti? Senza dubbio Donald Trump viene con, eh, y con, ideas. Viene con proposte e idee abbastanza originali con rispetto, a lo ha sido la rispetto a quello che è stata la storia politica de degli, degli, degli Stati degli Uniti negli ultimi anni eh, tanto, hecha por como por tanto fatta dai democratici come dai repubblicani ha degli che obiettivi son, eh, de mucha che sono materia di grande discussione Eh, producto de una realidad que está viviendo el primer mundo. Producto de una realtà que está el primo mundo. En muchos países del primer mundo In hay países, preocupación. el primer mundo ha por la globalización, por el desempleo, por la globalización, por el estancamiento per, de la economía y cada país pues busca alternativas y las de Trump son controversiales, sin duda. Por la mancanza de impiego y, e, e, sin duda, las propuestas de Trump a veces son controversias. Sin embargo, es un sistema, senza dubbio gli Stati Uniti sono un sistema all'interno del quale il Presidente, sia Donald Trump o qualche altro, sia Donald Trump eh, che qualsiasi altro, al final però, tiene alla fine deve essere flessibile tra posizioni eh, que affinché questo grande. Paese, uno dei più grandi, possa andare avanti. E stiamo vedendo adesso. la controversia entre el gobierno y el poder judicial la controversia tra el gobierno el sobre eh, los inmigrantes entonces yo pienso que esas cosas van a ir moldeando e el, el que futuro gobierno de Donald Trump esto en eh, el futuro eh, modelará el gobierno de Trump pero Trump es un fenómeno que está ocurriendo repito en muchos otros países pero Trump es un fenómeno eh, que está pasando en muchos otros países también Invece, eccellenza, cosa pensa della politica italiana? Vedo molta passione. <ride> e io che sono un politico... Eh, mi identifico perché ident sono sempre un politico molto appassionato. Mi identifico perché sono stato sempre un politico Se molto appassionato. Si discute questo tipo di problemi, l'immigrazione, il terrorismo, la crisi economica. La crisi economica. Y ante que quizás Europa no preveía y e otras circunstancias que eh, Europa eh, forse no preveía surgen eh, ideas propuestas y hasta partidos políticos e propuestas eh, e y partidos políticos que se les llama antisistema pero creo si que se llaman producto de la situación que se está viviendo en este sistema pero son países de gran maduración democrática social y económica ma sono, eh, Prodotti di una grande maturazione democratica ed economica. Así che confido in che l'Italia tomarà democraticamente migliori decisioni. Così decisiones. sono fiducioso che l'Italia prenderà democraticamente le sue migliori decisioni. Sì. Nel suo ufficio abbiamo visto le foto con il presidente Mattarella. Come è andato l'incontro? Cosa vi siete detti? Un incontro, Un muy incontro molto piacevole. Eh. Conversamos de temas de interés mutuo. Abbiamo parlato di temi di mutuo interesse. Y, y entre otras cosas, y, eh, eh, altre eh, cose, quisiera aprovechar para agradecer el apoyo que siempre hemos tenido de parte de Italia para eh, muchas cosas que se están haciendo en el O ho approfittato per ringraziare il presidente per l'appoggio dell'Italia in molte cose che stiamo realizzando. El Perú forma parte de la Alianza del Pacífico. El Perú ejemplo, fa parte de la Alianza del Pacífico. Con Chile, Colombia con y el México. Chile, la Colombia el México. Las economías de la Alianza no tienen la de cabeza Alianza de toda la región centro y sudamericana. Sonó a la testa de la región latinoamericana. Y entre las grandes economías y tra del mundo. Entre las grandes economías del, Italia del mundo. Italia es país observador de la Alianza del Pacífico. El Italia es un país observador de la Alianza del Pacífico. Y está apoyando al Perú para su ingreso a la. OXE, e sta aiutando il Perù nell'ingresso alla Ocse. Che è un obiettivo molto importante per il nostro Paese. Con il e di questo abbiamo parlato con il Presidente Mattarella. E mi la ha detto al termine della riunione che l'Italia sempre appoggerà tutti gli sforzi che ha il Perù per il suo sviluppo e così lo viene facendo. E il Presidente mi ha assicurato che l'Italia appoggerà sempre il Perù in, questi, in questo impegno verso lo sviluppo e che sempre lo farà. Ed è bello che sia così, Eccellenza. Noi la ringraziamo della sua cortese disponibilità. Ci auguriamo di vederla presto di nuovo sui nostri teleschermi. La grazie, a grazie a voi. Eh, il Perù in, estos días, il Perù in questi giorni sta attraversando dei momenti molto difficili. Eh, hai, eh... Con la nos ci sono problemi con poco, la natura che ci sta castigando severamente, che, che, che ci fa naturales. vedere quanto gli esseri umani siamo piccoli di fronte alle forze Hay della natura. Ci sono piogge torrenziali, che e fiumi che esondano, e che strade e ponti che stanno collassando ma noi peruviani riusciremo a uscire da questa situazione una abbiamo Perù, una natura meravigliosa costa, in Perù sierra, con selva, costa, montagna, la foresta todo, che ci dà tutto a veces hay que ma a volte la dobbiamo comprendere que que los seres somos parte de la e dobbiamo capire che noi esseri umani siamo parte della natura Assolutamente, noi esprimiamo la massima solidarietà al popolo peruviano per quello che sta grazie. vivendo. Molte grazie.